Ok, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gaia e questo è il mio canale. Qualche giorno fa in un TikTok vi ho chiesto di mandarmi in direct su Instagram, vi lascio il mio profilo Instagram qua e anche il mio profilo TikTok. Vi ho chiesto di mandarmi praticamente delle frasi nei vostri dialetti. E poi, oltre alla frase scritta nel vostro dialetto, vi ho chiesto di mandarmi anche un audio dove mi spiegavate il significato. Ok, adesso l'audio dovrebbe sentirsi meglio perché avevo sbagliato una cosa. Comunque, vi ho chiesto di mandarmi quindi pure un audio, un vocale dove mi spiegavate il significato della frase. In questo modo adesso andrò sul mio Instagram con l'iPad di mia sorella e farò il video che andava di moda su YouTube nel 2013, nel 2016, non lo so. Praticamente il dialetto challenge, non so come chiamarla. Ovviamente voi dovete giocare insieme a me, quindi ogni volta che leggo la frase stoppate il video, provate ad indovinare e poi fate il conteggio e lo scrivete nei commenti, assolutamente, perché voglio sapere quanti ne indovinate. Iniziamo subito, già ho fatto l'accesso con l'iPad di mia sorella, gliel'ho chiesto, mi ha detto che potevo usarlo, non ci credo neanche io, tanto l'avrei usato lo stesso, ciao Simona. Vi ringrazio innanzitutto perché in un sacco mi avete mandato i vostri dialetti e spero di riuscire a farne il più possibile, comunque adesso vedremo. Vi ho chiesto appunto di mandarmi un messaggio e un audio in modo tale da non spoilerarmi la vera traduzione quando andavo appunto a vederlo, a leggere la frase. Adesso andiamo così, andiamo verso i primi che mi avete mandato questa cosa per correttezza. Ok, la prima cosa che mi avete scritto è Ite fea. Ite fea, a parte che non so di che dialetto stiamo parlando. Non lo so, ascoltiamo questo audio. Lei si chiama Martina. Vuol dire quanto è brutta. Non ci ha pizzato niente, perfetto, passiamo al secondo. Allora, ma io pensavo fosse più facile. Allora, dovete sapere che io mi vanto sempre di essere bravissima nei dialetti perché mi piacciono un sacco tipo i dialetti, quelli tipo napoletano, romano, eccetera, eccetera. Quindi molte parole le riesco a capire. Quindi mi vanto di essere una super pro con i dialetti, però sto capendo che non ci ha pizzato niente. Questa ragazza mi ha scritto: Ie soggiunt fora pasc o pecur. Allora, io so giunte, tipo, io sono arrivato. For a pasc o pecur. Allora, pasco pecore sarà tipo pascolo di pecore. O forse no. Allora, io so giunte, for a pasc o pecur. Perché poi sentirlo dire è diverso, perché quando lo dicono ci mettono l'intonazione. Ah no, è io, ah, è ie so giunte. Ie so giut fora pasc. L'unica parte che avevo capito non l'avevo letta bene. Non lo so, ascoltiamo. La frase significa: io sono andata in campagna a pascolare le pecore. Allora giusto era perché io sono andata quindi in campagna a pascolare le pecore. Ma pasc che. È così difficile. Pensavo fosse più facile. Tamsi tutta vita. Ok, questa cosa so fare. Tamsi tutta vita mi. Ma c'è. Ma che stai facendo? Quindi ti amo, sei tutta la mia vita, ma che stai facendo, secondo me? Amo tutta la mia vita, ma che stai facendo? Ciao Gai, ecco la mia frase. Spiccate da che il telefonin e va a lavarti i capelli. Oh, sto qua la so pure, no, sono troppo forte. Allora, spiccate da che il telefonin sarà tipo allontanati, spiccicati da quel cellulare e vatti a lavare i capelli, secondo me. Ciao Gaia, allora questa mia frase era nel dialetto veneto e significa togliti da quel telefono e vai a lavarti i capelli. Che carini che siete comunque. Ite chierse. Allora, ite chierse a ti narrere. Allora, ite. Poco fa era. Poco fa cos'era ite? Sei brutto, quindi è tipo sei chierse a ti narrere. No, ite chierse a ti narrere. Ciao, significa cosa vuoi a dirti in selaneso? Non ho capito manco la traduzione. Allora, ciao, questa è la mia frase in veneto. Questa cosa. Ah, in veneto, anzi, ci riesco a spiccicare le parole. Amor che nasce in malattia quando se guarisse il passa via. Quindi l'amore che nasce in malattia quando guarisci va via. Quindi appena poi sei felice vi lasciate. Allora, significa che quando un amore nasce durante una malattia, poi finisce con la guarigione. Oh, non avevo. No, per me non era questo il significato, però ok. Aspetta, questo qua è difficile.
Butta un po' l'olì apposta nel mobile, purché è tutto in disordine e poi sbarasa i piatti pur i purun e bagna cauda. Allora, butta un po' l'olì apposta nel mobile, sarà tipo metti un poco apposta nel mobile, purché è tutto in disordine, perché è tutto in disordine, e poi sbarasa i piatti pur i purun e poi sbarazza i piatti, non capisco sto pur i purun e bagna cauda. Non mi fa ascoltare la registrazione. Perché non mi fa ascoltare la registrazione? Non mi fa ascoltare la registrazione, che tristezza, non so perché non me la fa ascoltare. Vabbè, andiamo avanti. Allora, Asia mi ha scritto: guava, ah, vabbè, questa qua la capisco perché è in siciliano. Qua vi picca si accontenta, qua assai si lamenta. Vabbè, chi ha poco si accontenta, invece chi ha tanto si lamenta. Vabbè, questa qua era facile. Aspetta, questo qua è difficile. A ricuord, a cattiveri, si perdona ma non si scorda. Ah, vabbè, ho capito. Quindi, a ricuord, a cattiveri, si perdona ma non si scorda. Quindi, voi ditemi se l'avete indovinata. Il ricordo della cattiveria si perdona ma non si scorda. Ciao Gaia, sono una tua grandissima fan. E che la cattiveria si perdona, ma non si dimentica. Ciao. Saluto Anna Maria che me l'ha chiesto nel video, quindi ciao Anna Maria. Cozzolino Anna Maria. Ok, allora. Ciao, volevo fare quella cosa del dialetto, leccese, è tipo una filastrocca, quindi. Sorte de Luca Talanu, ca verse la mogliere dell'Olietto e ci arretando, culi causa e manu, torna mogliere mia, ca io qua ti aspetto. Ah, ok, no, l'ho capito. Quindi, sorte de Luca Talanu, però non so chi sono i catalani. Tipo. Lo dovrei sapere, però non sono scordata. Sorte di Luca Talanu, ca perse la mogliere di Luletto, e c'ha arretando culi causi a mano, e c'ha arretando, mi manca, e c'ha arretando culi causi in mano, torna mogliere mia, ca io qua ti aspetto. Sorte del catalano, che ha perso la moglie del letto, e c'ha arretando, non lo capisco. Con i pantaloni in mano, torna la moglie, torna. Ah! E dice con i pantaloni in mano. Torna moglie mia che io qua ti aspetto, secondo me è così. La traduzione, sorte del catalano che perse la moglie dal letto e andava girando con i pantaloni in mano, torna moglie mia che io qua ti aspetto. Vabbè, ci ho preso, va, ci ho preso. Non ditemi che non era, cioè, simile. Allora, vediamo un'altra. Erika. Ciao Gaia, ho visto il TikTok dei dialetti, questa è la frase. Tien van sat. Sembra cinese ma non lo è. Ah, non è in vansat, è in sivat. Quindi tien sivat. Tien sivato. Prima lo diciamo in sivato. Si dice tipo ti è sporco. Tipo, non lo so, forse se gli è passato un fazzoletto. Non lo so. Comunque vuol dire ti sei sporcata. Oh, vabbè, non è proprio così, però vabbè. Allora, Antonietta mi scrive: Maru costa. Allora. Dialetto calabrese, quindi sempre comunque sud, dovrei un po' capirlo. Maru, custampiso all'amuri, una vuota nasce e una trecento muori. Nace. Mpisu, cosa è mpisu? Forse Madonna, chi sta in peso, tipo, cioè tipo innamorato, forse. Una volta nasce e altre 100 volte muore. Triste chi dipende dall'amore, nasce una volta e 100 muore. Ah, quindi Maru è triste. Se, ma io come faccio a sapere queste cose pazzissime? Lisa mi ha scritto: Ye a se un dan. Ye, ah no, ye a se un dan. Giasse un dan. Significa è assai il danno. E asse tipo assai. E assai il dan. Rebecca mi ha scritto: il chianid. No, ma io una parola come faccio a capirlo? Ciao Gaia, comunque significa le ciabatte. Allora, questa qua l'ho capita, cioè non so cosa la posso dire. È Tesima fregana dea Madonna. Madonna. Tesima fregana dea Madonna. Ma io penso che significhi, scusate il francesismo. Secondo me significa tu sei una fregna della Madonna, secondo Allora, Tesina fregna della Madonna significa sei una figa pazzesca, infine significa questo. Frase è Inue se se andende,
Sì, ma io non ho messo la traduzione. Come facciamo? Commentate dicendomi cosa vuol dire. Inoue sese andende. Ah, dove stai andando? Sicuro dove stai andando? Federica mi ha scritto la corchette nel senso vatti a coricare. Poi Raffaella mi ha scritto. Uaio. Uaio vindoka nan tifaz. Ma che vuol dire? Vindoka nan tifaz nud. Ah, vieni qua davanti che ti faccio tipo. Nude, io vorrei dire nudo, però non ha senso, ti faccio nudo. Aspettiamo. Questa frase significa vieni qua che non ti faccio niente, forse che ho sentito oggi da mia nonna, quindi ti ho detto questa. E guaglio è inteso per maschio, guagnè per femmina. Ah, guagnè, ok, sto qua scoperto. Guagnè si dice per femmina, voglio per maschio. Ok, Rebecca mi ha scritto, sempre nel dialetto mi sa calabrese. Uè, guaglio, ktinda dik a datandm. Eh? Mamma mia, hai scritto una frase enorme. Allora, uè, ragazzo. Ah, ti tengo, ci tengo. Forse cosa hai tanto da dire? Ci vunu piun onu tuz. Mo ci ti pigli, ti sprezzo. Oh, che cosa ho capita. Quindi, cosa hai da dire tanto? Ragazzo, cosa hai da dire tanto? Ci vunu piun onu tuz. Forse vuoi un pugno e una pedata, secondo me. Ma se ti prendo, ti rompo di mazzate. Ma sempre gentile, comunque. Tradotto sarebbe: ehi tu, che hai da dire a mio padre? Cosa vuoi, un pugno o una testata? Adesso se ti prendo, ti riempio di botte. Oh, però ci vado vicino. La mia frase è, Ludovica dice, vai e bocchidi. Forse vai e chiedi, no. Perché poi mi ha scritto tranquilla e non è rivolto a te. Quindi sarà un insulto, forse quindi manco lo potrò mettere. Allora, di preciso significherebbe vai a morire. Ale mein namis chiedes parente. Questa qua è l'ultima, ve lo dico. Ale mein namis. Ah, ok, l'ho capito. Alle mei namis chiedes parente. Secondo me tipo andiamo amici miei chiedes parente non lo capisco. Forse chi ho parenti. Ma questo qua è un dialetto Allora, questo piemontese. detto vuol dire è meglio un amico di 10 parenti. Ah, non ci avevo pensato niente. Io ho detto andiamo amici che ho i parenti. Per oggi la chiudo qua. Comunque mi sono rimasti un sacco di direct. Io vi amo perché mi avete mandato un sacco di cose. Solo che il video non può durare 25.000 ore. Però, se volete, se vi piace questo video, mettete mi piace in modo tale che io capisco che posso farne un altro usando questi DM e poi magari chiedendovene altri. Quindi, se vi piace l'idea, commentate dicendomelo oppure mettete mi piace, non lo so, ho trovato un modo per farmelo capire in modo tale da rifarne un altro. Adesso vi saluto. Nello scorso... Aspettate. In questo momento starete sentendo sicuramente l'audio male. Comunque, nello scorso video vi avevo detto di commentare con la parola giallo e poi il vostro nome. Perché in questo modo sapevo chi davvero tipo si guardava il video per intero, no? In questo video vi dico di commentare con la parola dialetto e il vostro nome se volete essere salutati. Oggi saluto Camilla, Alessandra, quindi ciao Camilla, ciao Alessandra, ciao Francesca, ciao Anna Claudia, ciao Penelope, ciao Elena Patti. Noi ci vediamo al prossimo video, vi amo, ciao!